per quanto mi riguarda, non le metterei mai insieme questi due livelli di discorso, nel senso che il livello giuridico del No, discorso e il livello legale spetta la Bongiorno e chi ha la sua dottrina o maggiore credo. Io personalmente, insomma, cioè un indizio può sembrarmi rilevante, ma magari non lo è affatto, perché sono assolutamente profana in tutto questo. della sua lettura La mia della lettura dinamica familiare. è quella, riprendo dove ho lasciato prima, cioè noi la famiglia con la F maiuscola, no? Non può che essere buona, bella, santa, sicura, accogliente, protettiva, non può che darci un'infanzia felice e avviarci in una vita in cui la riprodurremo in maniera ancora più felice. Lo stereotipo è questo. Ormai non lo confessiamo più neanche, ce ne vergogniamo un po', però in fondo al cuore ce l'abbiamo un po' tutti. Ora, di fronte a una situazione di questo genere, certo si resta fortemente sconcertati, proprio perché lo stereotipo salta in tutti i sensi, no? Forse fa emergere delle verità più profonde delle quali non sappiamo nulla, non diciamo nulla. Mi fate dire delle cose così. Il rapporto tra la ragazza e suo padre, che tipo di rapporto è? Che Vede che lei profondità? da fuori Che era un rapporto strettissimo. era un rapporto strettissimo. Ora, io sono tranquilla perché so, per il mestiere che faccio, che il rapporto incestuoso tra gli anziani di una famiglia e le ragazzine di una famiglia, che a noi ci disgusta, o perlomeno ci indigna, o perlomeno ci disturba, in certi ambienti è molto meno infrequente di quanto noi ci No. illudiamo che sia da noi. Poi non è così infrequente neanche da noi, per Quindi dirne lei una. immagina un Per legame dirne preferenziale una, molto no? stretto, senza stare a immaginare altre cose, che Cioè, sia stato messo in crisi dall'ingresso dell'estraneo. Allora, su potrebbe questo essere, Biavardi, se è certamente, un dettaglio, e poi voglio chiedere alla Longo se vede un paragone con il caso Scazzi, cioè l'ipotesi addirittura che ci sia una presa in carico di responsabilità per Ma no, conto volevo terzi. Sì, aggiungere solo un'altra cosa, però. prego. C'è anche un altro elemento che andrebbe sottolineato, che è una sorta di braccio di ferro tacito, no? Questo ragazzo è il fidanzato in casa, come lei Sì. dice. Allora, il fidanzato in casa viene accolto per due motivi che sono tutt'altro che carichi di affetto e di considerazione. Viene accolto A per capire bene se è una persona per bene, se è degno, Per se c'è, controllarlo. per controllarlo. B per assimilarlo, nel senso che c'è poi sempre, anche nei casi Molto bello, più controllare e innocenti, eh assimilare. sì, Il perché fidanzato in lo casa è sforzo questo. è quello che la nuova famiglia Certo. prolunghi, prosegua, riproduca quello Cioè, che. tant'è vero, vede, lei senza saperlo, lui chiamava papà il signor Certo, Ciontoli. certo. E questo è sicuramente una cosa che agli atti dell'inchiesta.